Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione del TG60 per questo nuovo appuntamento con l'informazione su TVL che apriamo con il sommario, i principali argomenti che affronteremo nel corso di questa edizione. Ecco i titoli. Una situazione insostenibile, c'è esasperazione tra i residenti di Via Mazzini a Pistoia, il dito è puntato sui problemi, sicurezza e decoro, l'appello al comune di intervenire prima che sia troppo tardi. Ed è una vera e propria missione nell'aiutare chi ha bisogno, quella intrapresa dal signor Umberto che dona verdure coltivate nel proprio orto all'associazione Raggi di Speranza e Stazione. L'abbiamo incontrato. Concluso il campionato sono iniziati i camp per ragazzi organizzati da Giacomo Galanda, per il secondo anno è tornato anche il Della Camp con il capitano biancorosso Della Rosa, fresco di rinnovo con la Giugio Tesi. Dunque andiamo ad occuparci dei problemi della città, siamo andati in via Mazzini a Pistoia per cercare di comprendere qual è la situazione con i residenti che hanno evidenziato una serie di problematiche, vediamo. Qui quotidianamente c'è una macchina che inchioda di fronte a un pedone che attraversa. A pochi giorni da un grave incidente accaduto in via Mazzini, che vide protagonista, suo malgrado, un ragazzo a bordo del suo monopattino, siamo tornati nella zona dove i residenti sono preoccupati per la sicurezza della strada e lamentano anche trascuratezza e degrado. La sicurezza in via Mazzini è peggiorata. Questo perché, sinceramente, da quando è stato fatto il parcheggio a raggiera, lo spazio di passaggio nella strada è ridotto, le macchine arrivano sempre in velocità e è pericoloso in maniera particolare per le macchine che poi arrivano qui nei pressi e poi girano a sinistra, no? Lì in via Franchini mi sembra, perché non vedono chi sta attraversando le strisce. Quindi è una situazione pericolosa e che va risolta perché prima o poi succede qualcosa. È pericoloso perché ci passa andando sempre forte. Poi ho visto queste parcheggi hanno fatto, è un po' un problema uscire. Guardi, bene, guardi qua perché sta in terra lì sul marciapiede in via Mazzini. Non lo so che ecco, mi sono rotto, io tutte le mani rotte, tutti i braccia rotti. Prima cosa non rispettano gli stop non si vedono più perché non si sa se stop o se vanno dietro. Allora è... No, questa strada l'unico problema è che vanno comunque troppo forte, poi voglio dire è una strada a senso unico, al di là del fatto che qualcuno non vede i cartelli e la prende anche all'incontrario. Cioè, vengano neanche a fare l'erba, se la fanno la buttano tutta lì nella fossa, cioè proprio cani che fanno la cacca qui, cioè non sembra neanche via Mazzini, vetta, prima non era così, ora... Oh, fra un pochino si può anche mietere il grano d'intorno agli alberini. Oh, in terra se non si cammina guardando i pavimenti si casca, si batte i denti e ci si rifà i denti nuovi, che sarebbe la cosa minore fino a che tutti si è rotta un femore. Non esiste un cestino dove buttare in via Mazzini, per esempio, dove buttare la spazzatura ed è una cosa vergognosa. Ecco, mi pare che sia già abbastanza, se no ci si sta fino a stasera. Dunque queste sono le voci dei residenti. Cambiamo argomento e spostiamoci di zona, andiamo a Casalguidi, nelle colline, dove abbiamo incontrato il signor Umberto che oramai da alcuni anni coltiva il proprio orto e dona i propri prodotti a chi ha più bisogno. Quando scoprì che la signora Maria De Raggi della stazione portava da mangiare con i tegami alla stazione, con l'ombrello se pioveva, e dava da mangiare alla povera gente. Questo è il motivo per il quale Umberto Bargellini ha deciso di dedicarsi alla cura del suo orto biologico e solidale, ormai diventato una vera e propria missione. Una vita piena, quella del signor Umberto, diviso tra politica e ruoli dirigenziali, tra il suo chalet francese costruito mattone su mattone e la sua casa sulle colline di Casalguidi. Il problema è lanciare un messaggio che la gente che fa l'orto prenda una famiglia e gli dia un po' di verdura, qualcosa. Questa solidarietà va fatta, che c'è tanta cattiveria in questo periodo. Perché quando parlo con qualcuno mi dice, ma chi te lo fa fare?
Davvero. Da quanti anni fa questo orto? Tutto da solo? Tutto da solo, sì. L'orto lo faccio dal 2015, lì per i raggi della stazione, per quell'associazione. L'orto lo facevo anche prima, logicamente. E poi, vedendo quello che faceva la Maria, mi sono sentito in dovere, in obbligo di farlo. Una serie di amici sono, diciamo, anche che stanno bene, non posso fare nomi. Allora ho chiesto, io ve la do la verdura, però ricordatevi di fare un po' di carità cristiana agli altri, se no non ve la darei la verdura. Un grosso problema mantenerlo, la mia paura tutte le mattine venga a controllare che non sia entrato degli animali a disfare l'orto, perché non è per me. Per me basterebbe 2 metri quadri. Io non prendo nulla, non voglio nulla, voglio solo che gli altri possano capire che va fatto questo servizio di solidarietà. Non solo zucchine, ma? Tanti pomodori, che sono un bene di Dio. Pomodori poi qui, non avendo trattamenti chimici, vengano dolcissimi, a maturazione, li prendo solo quando sono maturi, non verdi, come può succedere di comprare al supermercato. Alla fine quindi il sogno di una società solidale e nel suo piccolo sono tanti i quintali di frutta e verdura che riesce a consegnare ai bisognosi. Le cassette sono cassette di verdura da 10-12 kg. La frutta ne ho mandata sempre tanta gli anni passati perché avevamo dei grandi ciliegi. Qui. Alla fine di maggio erano belle mature, le mandavo a loro e le mangiamo loro primi, ricordando gli ultimi mangeranno le prime ciliegie. Ed ora andiamo a vedere la situazione sul fronte Covid, i dati diffusi dalla regione, 2033 nuovi positivi in Toscana, 131 in più rispetto al bollettino di ieri. Il dato positivo è che non ci sono decessi in Toscana. I ricoveri in isolamento negli ospedali sono di 235 persone, in flessione di 1 rispetto a ieri, così come nelle terapie intensive, dove sono in 6. Sono oltre 10.000 i test effettuati, in diminuzione di più di 300 rispetto a ieri. Il tasso di positività è del 20%, in leggera crescita. In provincia di Pistoia sono 159 i nuovi contagiati, 20 in più. E si è inaugurato con la presentazione del libro Raffaello, Un Dio Mortale di Vittorio Sgarbi, il programma culturale del Parco Pertini ad Agliana, inserito nel cartellone del giugno. La bellezza è proprio la misura dell'uomo, l'umanità si manifesta del piacere di vedere le cose belle, quindi l'arte è tutto, senza bellezza non c'è la vita. Si è inaugurato con la presentazione del libro Raffaello, un dio mortale di Vittorio Sgarbi, il programma culturale del Parco Pertini di Agliana, inserito nel cartellone del giugno aglianese. Non è una definizione mia, ma di quello che è stato il primo scrittore e critico dei grandi pittori italiani, che è Giorgio Vasari, il quale non lo ha conosciuto, lo ha soltanto visto da bambino, ma era molto vicino a Michelangelo, e parlando del carattere, del temperamento, della singolarità di Raffaello, dice che mentre gli artisti sono generalmente strani, lunatici, bizzarri, lui invece era un ragazzo di grande serietà, misura, ordine, perfezione, e che quello che ha fatto lo rende un dio mortale. Quindi ho preso quella formula che mi sembra effettivamente incuriosisce, ma non è un'invenzione mia, ma è una definizione precisa di uno che lo ha guardato con la più grande ammirazione e ha contribuito alla sua grandezza. È un pittore che ha lavorato relativamente per poco più di 20 anni, ma capace di produrre moltissimo e con una invenzione, una armonia interiore che però gli consentiva di non ripetere schemi o modelli in maniera, come dire, troppo ripetitiva, ma di lavorare, inventare, cambiare anche il soggetto della Madonna con il bambino, che è il più semplice, e poi le pale d'altare, con una forza straordinaria di fantasia, di intelligenza, di passione, fino a rovesciare anche il proprio volto, perché lui ha un volto che tutti conosciamo di ragazzo pieno di gentilezza, e poi alla fine della vita diventa un maniaco sessuale, c'ha la faccia proprio del maniaco, si dipinge così. La buona educazione vuole esattamente il fazzoletto bianco, quello che hai tu. Chi se lo mette in concordia con la cravatta eccetera fa il fenomeno, mica di poi soffiare il naso in un fazzoletto tutto colorato, no? Deve essere bianco. Quindi tu hai fatto la cosa giusta, quindi non dire piacere, non dire buon appetito e porta il fazzoletto bianco. Queste sono 3 indicazioni semplici per far capire che si è persone, così chiama.
hanno un rapporto con gli altri più. Buon appetito dunque. Il TS Ferifermi di Pistoia è stato premiato alla finale nazionale della 13ª edizione delle Olimpiadi Automazione Siemens, che si è tenuto a Piacenza il 7 giugno scorso, evento che ha avuto il patrocinio del MIUR. Due le classi che hanno ricevuto il premio Social Responsibility, la quarta AA della specializzazione automazione industriale e del gruppo di lavoro della quinta MB Meccatronica, seguiti dal professor Francesco Bardelli, che nella manifestazione è stato anche lui premiato come Siemens Teacher Award 2022. Il progetto presentato è un sistema di misurazione di alcune variabili ambientali per un reparto di terapia intensiva neonatale collegato ad una sala dedicata di monitoraggio medico, in cui diverse grandezze significative possono essere osservate e registrate in tempo reale. Congratulazioni ai ragazzi. Ed ora parliamo di Iorio Vivarelli, festeggiato e celebrato a Pistoia. C'è tutto il senso di un percorso artistico, quello di Iorio Vivarelli, nello spettacolo sul palco dell'anfiteatro di Villa Stonorov, sede della fondazione intitolata al maestro. Chiamata a dar voce e presenza ad una festa per il centenario della nascita di Vivarelli, l'attrice Monica Menchi, che ha curato la stesura del testo in una scrittura che ripercorre le tappe fondamentali della vita dello scultore, affiancata sul palco da un gruppo di musicisti riuniti nella formazione L'Orchestraccia con Elio Capecchi. Uno spettacolo che ripercorre la vita di Iorio Vivarelli. Sì, ho cercato di parlare in prima persona. Sono partita dalla guerra, che è stato il periodo più formativo dal punto di vista dell'uomo artista di Iorio, per arrivare poi all'uomo nuovo. Perché lui lo dice, la guerra mi ha plasmato. Io non sono nato nel 1922, ma sono nato nel 1945. E quindi tutto lo spettacolo si struttura tra musica, lui che parla in prima persona, e delle descrizioni di passaggio della sua vita. Mi auguro di avergli reso merito, perché è veramente un uomo straordinario, ci sarebbe da parlarne ore e ore e ore. Ma questa sera è la prima grande iniziativa che si fa all'aperto. Fino ad ora abbiamo fatto delle iniziative nei saloni interni per quanto riguarda più che altro conferenze. Questa sera è una serata di musica, una serata di allegria, è una serata però in cui Monica Menchi ricorderà anche tutta l'opera e la vita di Iorio Vivarelli, quindi ha questo duplice aspetto. Domenica scorsa era il suo compleanno, i 100 anni li compiuva. A Montale il comune ha organizzato una bellissima manifestazione tutta la mattinata, e la sera poi siamo venuti qui in fondazione e abbiamo fatto una serata di teatro anche domenica sera. E d'ora in poi tutte le settimane ci saranno delle manifestazioni di musica come questa sera. Ci sarà il teatro, ci sarà la danza, quindi c'è una scelta veramente per tutti i gusti. Ed ora spazio allo sport, parliamo dei camp estivi che sono cominciati. In questi giorni il playground di Montoliveto a Pistoia sta ospitando il Della Camp, che vedrà impegnato il capitano della Giorgio Tesi Group, Gianluca Della Rosa, fresco di rinnovo per 2 anni. Da domenica 19 iniziano anche Jack Galanda Camp e Dinamo Sport, con gli appuntamenti di Marina di Grosseto, Ronzone in provincia di Trento, e subito dopo 2 settimane sulla montagna pistoiese con il Dinamo Sport Week. Giacomo, 16 anni di camp e 10 anni qui a Pistoia. Ma guarda, è un'emozione, ogni anno si riparte, poi dopo 2 anni così difficoltosi, adesso siamo veramente sui binari giusti, si parte, il ringraziamento va a tutti quelli che ci stanno vicino, a tutte le persone che hanno voluto ripartire, e poi le cose sono interessanti, perché comunque c'è il camp, ci sono gli eventi di 3x3, ci sarà un evento molto particolare a Porretta,
dove con la federazione andremo al Sacrario della Madonna del Cestista e sicuramente sarà un'occasione di portare la pallacanestro in giro anche sulla nostra montagna e sul territorio, anche se in questo caso andiamo in Emilia Romagna, però lo facciamo partendo proprio da Pistoia con l'Italian Basketball World, con Dinamo Sport che è il motore che adesso sta portando avanti anche tanti dei progetti di pallacanestro del territorio, e poi c'è la collaborazione anche comunque con i ragazzi, insomma, come Della, come Sacca, come Carl, che sono venuti, quindi fare pallacanestro su Pistoia e poi andare la domenica durante l'anno a tifare il Pistoia Basket, che rimane nei nostri cuori. Grazie a Jack sono riuscito a praticamente coronare quasi un mio sogno, ovvero avere un camp sotto il mio nome. Grazie a Jack appunto e grazie a Montoliveto ci siamo riusciti, questo è il secondo anno. L'anno scorso diciamo era una sorta di prova e andò benissimo, e quest'anno sta andando ancora meglio, quindi sono contentissimo. Con i ragazzi ci divertiamo, facciamo attività, mangiamo insieme, quindi per me è bellissimo, mi diverto forse più io di loro. Devo ringraziare anche la Tesi Group per quello che fa sul territorio, per lo sport, per la pallacanestro e per il supporto che ci dà. Questo è inevitabile, perché comunque la famiglia Tesi è presente, è attiva e ci dà supporto in tutto e per tutto, l'ha fatto da tanti anni a questa parte, sicuramente dal giorno che io ho messo piede a Pistoia posso testimoniarlo. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, vi lascio la programmazione di TVL. Per quanto riguarda i programmi del pomeriggio, alle 14.40 c'è Sport d'Estate, a seguire alle 15.20 Toscana Sprint, si parla di ciclismo, alle 17.50 Estate Freschi, in attesa della nuova edizione del programma estivo di TVL, che ci porterà alla scoperta dei luoghi più belli della Toscana. Riviviamo alcune delle più belle puntate degli anni scorsi. Oggi andremo a scoprire Santa Fiora. L'informazione tornerà poi alle 19 con una nuova edizione del TG60. Arrivederci.